Buongiorno a tutti, siamo nella bellissima Nerano, nel cuore della penisola sorrentina. Ci troviamo precisamente a Marina del Cantone, al ristorante Maria Grazia, un'antica locanda a ridosso del mare, ai piedi di un'antica chiesetta. Siamo con la signora Rosa, che orgogliosamente porta il nome della nonna, ideatrice degli spaghetti alla Nerano, figlia di Maria Grazia. Ci può raccontare la storia della sua famiglia e le origini di questo piatto? Certo, buongiorno ragazze, grazie di essere venute. E diciamo che il ristorante Maria Grazia ha una origine molto antica e parte tutto dalla mia bisnonna Maria Grazia, che era classe 1800, fine 1800, ed era una delle prime abitanti qua di Marina del Cantone. Lei si insediò proprio sotto il primo edificio, che era la chiesa. Maria Grazia all'epoca era una locanda perché Nerano era un villaggio di pescatori. I pescatori venivano e facevano un tipo di pesca, mettevano una rete che poi dovevano aspettare. E intanto, mentre aspettavano, venivano da Maria Grazia. Poi, quando tiravano la rete, Maria Grazia cucinava il pescato per loro. Tutto cominciò così. Poi mia nonna Rosa, la figlia di Maria Grazia, iniziò a fare ristorazione con pochi tavolini, perché all'epoca non c'era nemmeno la strada per arrivare qui giù al cantone, alla spiaggia. Si arrivava al paese su e si fermava la macchina e si scendeva attraverso gli appezzamenti di terreno. E la nonna di spa in spalla portava i tavolini e le sedie e cominciò a fare la ristorazione negli anni 50. E fu nel 50 che, grazie a un'amicizia tra lei e il principe Pepetto Caravita di Sirignano, che era suo cliente, un nobile, che aveva casa, villa, una villa bellissima a Capri, che ancora ad oggi i figli hanno e ci tengono tanto a questa storia del padre con la nonna, insieme entrava in cucina e si dilettava a cucinare con la nonna. E quel giorno aveva a tavola il principe un ospite speciale, Moët Chandon dello Champagne, e non voleva proporre il solito spaghetto al pomodoro che all'epoca andava per la maggiore. E la nonna aveva pochi ingredienti, dietro al ristorante aveva un piccolo orto in cui coltivava le zucchine, aveva il basilico che non mancava mai e aveva degli scarti di formaggio, la testa del caciocavallo, la caciottina stagionata. E insieme al principe quel giorno fecero lo spaghetto alle zucchine di Maria Grazia, che poi negli anni è diventato lo spaghetto alla Nerano, perché fu da quel momento che incominciò a diventare famoso anche il posto, anche Nerano. Quindi lo spaghetto alle zucchine è nato insieme all'inizio della notorietà del posto. Ci può raccontare qual è il segreto di questo piatto, se c'è? Beh, secondo me, allora, ormai questo piatto lo fanno un po' dappertutto, lo si trova, non solo in Italia, anche all'estero, è diventato famosissimo. Però il nostro segreto, che non è che solo nostro, come vedo un po' in giro, è anche il modo in cui lo facciamo. Gli ingredienti, vabbè, cambiano un po', uno mette una cosa, uno mette l'altra. Però il modo in cui lo facciamo noi, questo non l'ho visto mai da nessun'altra parte. A noi è un piatto, questo è lo spaghetto, tramandato di padre in figlio. E nel momento c'è lo chef esterno che cuoce la pasta, poi nel momento in cui si va a amalgamare lo spaghetto è sempre uno della famiglia che deve essere presente e lo deve amalgamare. Inoltre è un piatto fatto a quattro mani, non è uno spaghetto che va amalgamato sul fuoco, bensì noi lo facciamo a freddo non sui fornelli, insomma, va fatto velocemente. E, come vi dicevo prima, c'è sempre uno della famiglia, o sono io, prima quando c'era mio padre era mio padre, o c'è mio zio, mio cugino, uno della famiglia che deve amalgamare la pasta insieme agli ingredienti ed è un piatto a quattro mani. Ci deve essere anche la persona che butta il parmigiano simultaneamente, ma il parmigiano va anche saputo mettere in modo idoneo, insomma. Questo penso sia il segreto, il nostro segreto. La ricetta della signora Rosa è quella che tuttora serve ai suoi clienti o ci sono state delle modifiche nel tempo? Sicuramente piccole modifiche sono state fatte. La ricetta, la base della ricetta è rimasta quella, il metodo in cui si fa, anzi è gelosamente custodito questo. Però sono stati inseriti altri formaggi che all'epoca non c'erano, il provolone non c'era all'epoca, il parmigiano. Quindi sono state fatte delle migliorie sui formaggi, che anche tuttora il misto di formaggi rimane segreto.
Inoltre noi facciamo uno spaghetto un po' più spesso, non è proprio lo spaghettino sottile. La nonna ci diceva sempre che era quello adatto per fare lo spaghetto alle zucchine di Maria Grazia, doveva essere sempre un po' più spesso. Quindi abbiamo lasciato quello, da quando c'era la nonna, continuiamo con questa ricetta qui. Qual è il suo ricordo personale legato alla signora Rosa? Beh, la nonna io la ricordo una faticatrice instancabile, sempre nel ristorante, sempre al servizio dei suoi ospiti, perché erano ospiti amici. Lei aveva una dote unica nell'accogliere la gente, che arrivava, nel farli sentire a proprio agio a casa, e non essere clienti, insomma, qua si sentivano a casa, in famiglia. Ecco, entravi nella grande famiglia nostra, è sempre quello il ricordo della nonna. Donna d'altri tempi che difficilmente oggi si trovano, che ci ha inculcato l'amore del ristorante, il lavoro era la prima cosa per lei, e quindi è rimasto anche molto importante per noi. Gli spaghetti alla Nerano sono il suo piatto del cuore o lei ne ha un altro al quale non può rinunciare che le cucinava la signora? No, sicuramente lo spaghetto alla Nerano è il piatto del cuore in assoluto. È stato compagno della vita, mezzo, ci ha accompagnato per tutta la vita, è quello il piatto del cuore sicuramente. Anzi, è un orgoglio poi che si sa dove è nato e da chi è stato fatto lo spaghetto alla Nerano. Non sempre si può avere questa certezza, in questo caso la certezza c'è. Vorremmo concludere questa intervista con un'immagine che ci ha accompagnato durante il suo racconto. Secondo lei, potremmo vedere gli spaghetti alla Nerano come un piatto romantico riconducibile a quelli di Lillo e il Vagabondo? Sì, sicuramente sì. Nerano, non abbiamo parlato ancora di Nerano Territorio, che comunque è legato alla nostra ristorazione. Siamo in un posto baciato dal Signore, dico io, qui è il paradiso. E quindi insieme allo spaghetto questo è il posto d'eccezione per il romanticismo. Sì, è un piatto che accomuna un po' tutti, che accontenta tutti e che unisce anche, sicuramente. Grazie per la sua disponibilità.